Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Come funziona nell'uomo l'essenziale della religione? È banale. L'uomo tende spontaneamente e individualmente a prendersi cura della propria vita terrena, a meno di stili di vita familiari depressivi. Ebbene, l'essenziale della religione, ricordando all'uomo la prosecuzione della vita dopo la morte, costringe l'uomo a prendersi cura anche della vita individuale dopo la morte. Visto che è banale? Inoltre, questa prosecuzione della vita comporta la relazione con un giudice dai principi di bene e di male assoluti. Perciò l'essenziale della religione costringe a sviluppare personalmente i concetti del buono e del giusto in senso assoluto. Insomma, l'essenziale della religione non permette più di pensare solo a mangiare, bere, guardare il TG e a sfuggire alle piccole trasgressioni della legge. Il contrario per gli uomini che non hanno l'essenziale della religione. Non hanno principi di bene e di male assoluti. Hanno l'individualità concessa dai potenti, hanno i principi di bene e di male dei potenti. Infatti, l'essenziale della religione permette di fronteggiare anche le tante prigioni di idee o gabbie di pensieri, costruite dagli uomini potenti per deprimere l'individualità dell'uomo comune. Prigioni e gabbie comunicate attraverso i TG, le serie TV, la scuola, i film, le canzoni, eccetera. Lo sviluppo dell'individualità con il riferimento alla vita eterna, ossia alla relazione con il giudice di tutti gli uomini, permette di distaccarsi dalle parole dei potenti e dall'opinione della maggioranza del popolo, manipolata coi TG. Permette di percepire che la vera patria è il cielo, che si appartiene a Dio anziché agli uomini potenti, agli uomini di governo e alle autorità, che la vera vita dipende da Dio, anziché dai risultati elettorali per il nuovo governo. Allora, prigioni di idee, gabbie di pensieri. Vediamo come funziona. Ma quella è una cesta. Sì, così è una cesta. Ma così è una prigione di idee o una gabbia di pensieri. È simbolico. Vediamo come funziona. TG, trasmissioni della domenica, del mattino, del pomeriggio, della sera, film, canzoni, serie TV. Tutti costruiscono dei pensieri, una serie di pensieri. E a furia di guardarli, questi programmi, questi personaggi famosi, succede che il tuo pensiero a un certo punto rimbalza sempre contro il pensiero di uno di questi personaggi della TV, dei film, delle serie, i cantanti, gli attori. Tu hai un tuo pensiero, ma appena ce l'hai si scontra, si confronta con quello di un personaggio famoso. E a quel punto, senza l'essenziale della religione, rinuncia al tuo pensiero. Rinuncia al tuo pensiero. Rinuncia al tuo pensiero.
E alla fine tu è come se vivi dentro questa gabbia, la tua testa è dentro questa gabbia, così. Prigione di idee. Gabbia di pensieri. Cosa succede invece se cominci a prendere in considerazione Dio, il giudizio di Dio, il bene e il male in senso assoluto? Che tu cominci a uscire dalla loro gabbia, dalla gabbia dei potenti e dei personaggi famosi, perché ti devi confrontare anche con Dio. E a questo punto dici: loro dicono questo, questo e questo e questo. Le autorità, gli esperti, i famosi. Però dopo c'è anche quest'altro. E io dipendo da lui più che da loro. In questa condizione, paradossalmente, puoi anche fare a meno di tutte e due. Con la religione si ha veramente la libertà. Poi dopo succede che piano piano, a furia di sentire loro, e rientri là dentro, ecco. Quindi il rapporto con questo soggetto, per quanto possa essere antipatico, puoi avere sospetti, è sempre meglio tenerlo, perché questo ti libera da loro. Senza questo è difficile non finire dentro, se non altro perché molti della maggioranza ragionano così e sei costretto a vivere come dice la maggioranza. Tu hai un tuo pensiero, tu hai un tuo pensiero, tu hai un tuo pensiero, ma la maggioranza ti mette dentro la gabbia. Prigione di idee. Gabbia di pensieri. Il problema dell'uomo comune nella lobbycrazia. Dall'anno 2020 la democrazia si è trasformata chiaramente in lobbycrazia, ossia è il governo delle multinazionali globaliste appoggiato dai partiti no nazioni. Il problema dell'uomo comune, senza più l'essenziale della religione e che vive nella lobbycrazia, è che ha una concezione della dignità umana molto bassa. L'uomo sarebbe solo una evoluzione della scimmia, o l'uomo sarebbe solo una risorsa economica, o l'uomo sarebbe la causa del debito pubblico, o l'uomo sarebbe un incubatore di virus, o l'uomo sarebbe la causa del cambiamento climatico, eccetera. Qualcosa di brutto. Inoltre, il risultato di questi messaggi è l'insegnamento indiretto che l'uomo o sarebbe un problema fondamentale, oppure che avrebbe un problema fondamentale per la sopravvivenza. E perciò che l'uomo sarebbe dipendente dalle autorità. E se è dipendente, ciò significa che è inferiore alle autorità. Questa è una tecnica della lobbycrazia applicata all'intera società. Una prigione di idee. Allo scopo di ridurre in dipendenza psicologica. Ti dico che sei o che hai un problema. Ma tranquillo, ti dico pure la soluzione al problema. Questa prigione di idee è comunicata attraverso le istituzioni democratiche, la formazione e l'informazione, ossia Parlamento, scuola, TG, eccetera. Ossia è comunicata attraverso delle autorità e degli esperti per ottenere una popolazione timorosa e fiduciosa nelle autorità. Dunque manipolabile ai cambiamenti dell'economia inventati e imposti dalla lobbycrazia.
Infatti, l'economia deve cambiare continuamente. Quando un'economia è in stasi, i tassi di rendimento calano. Per aumentare i tassi di rendimento bisogna provocare dei cambiamenti, obbligare. L'informatizzazione, la robotica, il 5G, il 6G, qualunque cosa imporre un cambiamento, fine di alcune aziende, nascita di nuove, e in questo continuo cambiamento i tassi di interesse aumentano. Per cui il progresso è imposto artificialmente per generare un cambiamento e l'aumento dei tassi di interesse. Quando l'uomo comune riacquistasse dentro di sé l'essenziale della religione, quando cominciasse a considerarsi figlio di Dio, ossia l'uomo meritevole delle arance, delle albicocche, dell'intervento di Dio in Egitto e soggetto principalmente al giudizio di Dio, anziché a quello delle autorità, allora acquisterebbe l'indipendenza dal giudizio di quelli della TV. Non crederebbe più alla dignità umana insegnata dai politici, dalla scuola, dagli esperti, per esempio l'uomo cancro della natura. Non penserebbe più di essere inferiore alle autorità e avrebbe anche la motivazione per lottare per reimporre la democrazia sulla lobbycrazia. Infatti, chi crede di essere inferiore alle autorità pensa: faccio come dicono loro perché dicono che è l'interesse di tutti. Invece, chi crede di essere alla pari delle autorità pensa alla reciprocità. Per esempio, se io, cittadino comune, ho dei doveri di obbedienza alle autorità, allora anche le autorità hanno dei doveri di obbedienza alle richieste dei cittadini. Oppure, se le lobby vogliono fare il Great Reset del World Economic Forum, il grandioso azzeramento o dell'economia, o del dollaro, o del debito USA, o della popolazione, o di chissà cos'altro, allora, reciprocamente, anche il popolo può resettare le lobby, la borsa, la moneta, gli interessi, eccetera. Come, per esempio, nel 1911, quando la mega compagnia petrolifera di Rockefeller venne suddivisa in 34 compagnie indipendenti. Reciprocità. Oggi, purtroppo, l'uomo comune non ha in sé l'essenziale della religione per fare tutte queste cose, per contrapporsi alla svalutazione della dignità umana propagandata dalle TV. Indaghiamo per quale motivo. Cosa è accaduto all'essenziale della religione e alla dignità dell'uomo col Concilio Vaticano II? Nella terza parte, cosa è accaduto all'essenziale della religione col Concilio Vaticano II e la testimonianza involontaria del cardinal Walter Kasper. Alla prossima, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.